Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 9:38 minuti in questo istante di oggi, martedì 6 giugno 2017. Come tutti i martedì, parliamo di periferie. Lo facciamo insieme alla Consulta Periferie Milano e chi, meglio di lui, può venire qui a raccontarci cosa succede nelle periferie, quale può essere il futuro delle periferie, che insomma sappiamo essere vario e variegato nella città di Milano. È qui con noi, come tutti i martedì, appunto, vi stavo dicendo, Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Buongiorno, Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Oggi ci ha portato una graditissima ospite, ne abbiamo anche parlato nei nostri giornali, insomma, la vicenda, siamo sull'attualità anche, cioè, riusciamo a seguire anche Attualità molto l'attualità, attuale. molto attuale, appunto, bravissimo Walter. Chi ci ha portato oggi come ospite? Anna Chiara Altieri di ATIR Teatro Ringhiera. Teatro Ringhiera. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Anna Chiara. Teatro Ringhiera è un teatro che, beh, insomma, è abbastanza famoso e conosciuto a Milano, ma che ultimamente è ancora più famoso e più conosciuto, ma che insomma era meglio fosse Avventura. che rimaneva, se allora un po' meno conosciuto Esatto, forse. Allora, raccontiamo brevemente che cosa sta succedendo a Teatro Ringhiera. esatto. Allora, sta succedendo che il Teatro Ringhiera, che la compagnia ATIR era in gestione da 10 anni, da ottobre purtroppo dovremo abbandonarlo, poiché il nostro contratto, che scade al termine di questi 10 anni, purtroppo non potrà essere rimesso a bando dal Comune di Milano, che è il proprietario, poiché pare siano in programma dei lavori di ristrutturazione dell'intero stabile abbastanza impellenti. Quindi, scadendo il contratto, chiaramente noi usciamo, diciamo, dallo scenario, come locatari, ma stiamo, come dire, aspettando di Ecco, capire. ricordiamo, stiamo parlando di un contratto d'affitto normalissimo, Sì, come qualsiasi esatto. umano ha di casa sua o del suo negozio. Esatto. Voi ce l'avete O di questo spazio comune. comunale dove fate la vostra attività Sì. di teatro, l'avete sempre pagato, diciamo, se non Sì. è. Quindi non è che non siete stati cattivi e quindi non vi No. rinnovano più il contratto, ma il problema è che, boh, sembrerebbe, perché non avete neanche delle grandi risposte Pare sicure. che i tecnici stiano ancora facendo una serie di rilievi e di indagini sull'edificio, Insomma, quindi siamo un po' nonostante non ci tutti. sia ancora una decisione, la decisione è che sicuramente però non vi rinnovano il Esatto, contratto. esatto. È una grande perdita sicuramente per Sì. il quartiere, insicuro, per la città poi di più Sì, anche ancora. perché interrompe così un po', quasi da un giorno all'altro, un'attività decennale che è stata costruita, come potete immaginare, giorno per giorno, con molta fatica, molti Appunto, investimenti. ricordiamolo un attimo, quando è nato, come è nato, dov'è il Teatro Ringhiera? Allora, il Teatro Ringhiera è in zona 5, via Boi Fava 17, zona Chiesa Rossa, è in uno stabile costruito negli anni 70, è stato messo a bando 10 anni fa dall'allora Consiglio di zona 5, con un bando che è stato vinto dalla compagnia ATIR, che ha una storia precedente all'arrivo al Teatro Ringhiera, perché è stata fondata nel 1996 da un gruppo di diplomati dell'Accademia Paolo Grassi di Milano, che hanno, dopo 10 anni, diciamo, di vita nomade da compagnia, hanno deciso di provare a trovare una casa stabile, ed è cominciata l'avventura al Teatro Ringhiera, che proprio l'anno prossimo avrebbe dovuto celebrare il decennale della gestione del teatro. Un teatro che fa spettacoli di vario genere, ma soprattutto anche tantissime autoproduzioni. Esatto, l'attività si articola su più fronti, perché l'attività di produzione, che è l'attività originaria che la compagnia ha sempre fatto, continua. Ogni anno vengono prodotti spettacoli rappresentati al Teatro Ringhiera, ma non solo, abbiamo un'ampia attività di tournée insomma, su tutta Italia, su tutto il panorama nazionale. Ovviamente da quando ci siamo installati al Teatro Ringhiera è nata anche una stagione teatrale, quindi anche con compagnie ospiti, residenze, spazio per giovani artisti, eccetera. E poi l'altra grandissima, importantissima, diciamo, vocazione di ATIR è quella delle attività sociali che abbiamo Infatti, costruito le sul abbiamo viste in territorio. questo filmato che abbiamo, c'è tantissime attività all'esterno del teatro anche, non necessariamente proprio Esatto, solo nel le immagini teatro. sono proprio di venerdì Sì? scorso, perché il 2 giugno ogni anno si fa questa festa, che è la festa della Repubblica di Fabio Chiesa. Fabio Chiesa era uno dei soci della compagnia che purtroppo è mancato nel 2010. Ogni anno, per ricordarlo, si fa questa grande festa all'aperto. Quest'anno in più c'era anche un progetto speciale, a cura della compagnia Dionisi, che si chiamava Il Fanciullino, che era proprio un progetto, durato un anno di lavoro sul territorio con gli anziani. E quindi abbiamo avuto il piacere di avere tantissimi anziani che sono venuti a ballare sulla piana, ed è stato proprio un po', come dire, l'esempio di quello che si fa. Walter, adesso passo allora a te, dicendo, chiedendoti cosa,
significa per le periferie milanesi la perdita di un presidio come quello del Teatro Ringhiera, perché ricordiamo l'attività del Teatro Ringhiera, diciamo degli attori, mi dicevi nel giro di pochi giorni abbiamo già trovato casa dove spostare i nostri spettacoli, il problema è proprio l'attività sociale del quartiere. Ma l'occasione del Teatro Ringhiera nella sua problematicità dovrebbe consentire alla città di allargare lo sguardo sul territorio periferico e per esempio dare una focalizzazione sulla realtà dei teatri che presiedono il territorio della periferia, perché e nemmeno i teatranti lo sanno, tra amatoriali e professionali in periferia sono presenti 100 teatri. Questa qui è la realtà. Qualcuno dice 100 teatri può essere uno slogan, no, sono proprio 100, potete andarli a vedere mappati in maniera abbastanza attendibile, anche se c'è sempre qualche aggiornamento di qualche teatro che cresce e qualcuno che purtroppo chiude, ma sono 100 su il sito www.periferiemilano.com, okay, come anche analoghe presenze. Allora, questo è il tema. Altrimenti noi rischiamo di correre dietro all'emergenza di turno, alla sistematizzazione di turno, ma non ci rendiamo conto che approcciare il tema periferie vuol dire innanzitutto a partire da tutte quelle risorse che sono già presenti e che sono innumerevoli e sterminate. Il problema è che siccome nessuno fa una quadratura del sistema e non si ragiona purtroppo mai in maniera sistemica, nessuno sa quanti sono questi teatri, ognuno cura i propri, e il risultato è che chi ci perde la periferia e manca anche una capacità di programmazione complessiva, perché situazioni particolari di necessità possono anche accadere, ma se io ho una visione complessiva delle cose non è tanto il fai da te, ma è un sistema e anche l'amministrazione in questo caso ha un ruolo importante, perché è quella che dovrebbe avere una visione di tutta quanta la realtà cittadina per quanto riguarda i vari settori e poi nel loro insieme. Questo è il punto, per cui una riflessione sulle condizioni operative di questi 100 teatri che lavorano sul territorio periferico e che di fronte a giganti come la Scala o il Piccolo è chiaro che tutti gli altri rischiano di cadere nell'ombra, ma nell'ombra sono nell'ombra della periferia e sono ben presenti e vivaci in periferia. Le immagini che sono passate in video ne hanno dato una piccola evidenza, ma è esattamente segno di tutte queste piccole evidenze che ci sono sul territorio e fanno una grossa ricchezza che c'è ben presente e quindi, tra virgolette, non c'è nulla da costruire, ma c'è da valorizzare e comunicare affinché la città sappia. Sì, infatti vediamo queste bellissime immagini di questa festa appunto del 2 giugno che avete fatto, tutto in questa location che veramente è bellissima, questo piazzale centrale a una serie di complessi residenziali, quindi comunque dove proprio vivete a contatto con il quartiere, sì. Forse spesso si dice bisogna entrare in contatto con il quartiere, beh qui è proprio un super, sì, contatto, mi, sì, viene da dire. Sì, tanto è uno spazio quasi magico questo piazzale, che prima non aveva un nome, si chiamava La Piana, gli abitanti l'hanno sempre chiamata La Piana perché questo appunto piazzale sopraelevato, sì, pedonale, dove in realtà non ci sarebbe un passaggio di persone, devi proprio volerci passare. Okay. Dal 2010, appunto, è, dopo la morte di Fabio, in realtà è stato intitolato a lui, adesso sì, ha un nome, Piazza Fabio Chiesa, no? Quando si dice che nominando le cose le si fa esistere. E era uno spazio ovviamente un po' quasi votato alla criminalità, al degrado, perché appunto un po' una terra di nessuno. In questo caso il fatto di esserci insediati lì e di aver cominciato un lavoro sul territorio chiaramente, come dire, l'ha fatto risollevare, l'ha fatto rivivere. Infatti il timore nostro, ma anche di tutti i cittadini che ci frequentano e che in questi giorni ci continuano a scrivere, a telefonare, ci chiedono cosa succederà, ci dicono non potete chiudere, il timore è proprio che si torni indietro molto velocemente, 10 anni per costruire e magari pochi mesi. Faccio la domanda di rito, le istituzioni in questo momento cosa vi stanno dicendo? Il municipio cosa... Allora, noi in realtà, nonostante sia stato messo a bando all'inizio 10 anni fa dal municipio, insomma allora consiglio di zona, in realtà adesso il teatro dipende direttamente dal settore, okay, cultura centrale del comune. Al momento l'assessorato alla cultura
come dire, è un po' con le mani legate perché aspetta risposte dagli altri assessorati competenti che sono coinvolti in questa questione, lavori pubblici, Demanio. Quindi siamo un po' in tutti sospesi da questi tecnici che dovrebbero dare una risposta. Mi viene a dire che trovare un altro spazio nell'arco di qualche chilometro forse non è neanche così difficile però, Walter, no? Noi che sappiamo l'esistenza di tantissimi luoghi o non luoghi nella periferia milanese. Ma il Teatro Ringhiera, grazie a tutta la serie di relazioni che poi si costruiscono con il lavoro e il tempo, ha trovato un approdo, o degli approdi, okay, meglio, perché aveva già, ma questo lo dirà meglio Anna Chiara, avevano già programmato la stagione e quindi si sono ritrovati nella condizione, proprio nel breve volgere... Quando è che hanno comunicato questa... A fine aprile. E quindi voi ovviamente l'avete già preparato, certo, inizio anno, credo, giusto, iniziate a programmare? Sì, abbiamo dovuto smontare tutto, quindi... ovviamente le compagnie ospiti le abbiamo dovute abbandonare al loro destino, con molto imbarazzo, perché chiaramente quando una compagnia sa di avere degli appuntamenti l'anno dopo, insomma, è sempre... Beh, sì, si organizza di conseguenza. Però non avevamo purtroppo alternative, insomma, devo dire, sono stati tutti colleghi. Sì, immagino. Ma poi anche perché mi sa che, ahimè, è una storia che magari in qualche altra maniera anche altri teatri hanno già vissuto in altre periferie di altre città, di altri paesi, mi viene da dire. Cioè, è una brutta storia che spesso però ritorna. Sì. Diciamo che sì, si spera che noi possiamo trovare in futuro un'altra sistemazione, è che in questo momento la nostra volontà sarebbe di non abbandonarlo quello spazio, di provare a capire con l'amministrazione se proprio non c'è un modo di... Ecco, appunto, questo, capire. Nel senso, cioè, sta crollando, sta venendo giù, se è da rifare semplicemente perché è brutto, lo vogliono fare giallo invece che verde, cioè, qual è il problema? No. Pare, però riporto delle cose così informali. Mi prendo io con la responsabilità di quello che dice Anna Chiara. Che non siamo in una situazione di rischio, perché ci avrebbero fatto chiudere. Infatti, in maniera molto preventiva. Abbiamo visto al Teatro Trotter qualche giorno fa, ad esempio. No, tra l'altro ci tengo a dire che il teatro in sé, come sala teatrale, cioè la porzione che riguarda il teatro, è in assoluta agibilità con tutte le normative. Ecco, vorrei... perché a volte poi girano informazioni imprecise. Per cui parliamo di tutto il complesso. Sì, tutto il complesso. Ma siete solo voi all'interno di questo complesso? No, ci siamo noi, ci sono dei servizi, dei comunali. Come quindi anche i servizi verranno poi spostati? Pare di sì. Viene via dismesso. Non sappiamo con che tempistica, però. Diciamo che appunto va bene che Atir può trovare un'altra casa, però quello... vorremmo che qualcuno un po' si facesse carico del destino di questo posto, al di là di Atir, al di là del fatto che se uno spazio viene messo a bando non è scontato che lo rivinca Atir, cioè chiunque potrebbe partecipare, però che siamo noi o che sia un altro operatore, cioè, vorremmo che questo lavoro di 10 anni non andasse buttato, e quindi crediamo che si debba fare un tavolo condiviso anche con le istituzioni, perché si diano delle risposte almeno alle persone che ci chiedono e che si stanno attivando anche spontaneamente con raccolte firme, petizioni. Però purtroppo anche noi non sappiamo bene cosa dirgli in questa fase. Vabbè, non avendo una risposta definitiva su cosa, cioè non avete neanche un nemico da dire, in un certo senso. Cioè, anzi, quindi volte... è complicato capire anche con chi andare a... Anzi, siccome proprio il problema è tecnico-burocratico, infatti, è il peggior nemico di tutti, infatti, è proprio quello. Beh, immagino che comunque appunto nelle prossime settimane, proprio, cioè, la cittadinanza si è già mossa, si sta già... muovendo, quindi noi seguiremo la situazione per cercare di monitorare e capire che cosa... Noi stiamo proprio cercando di mettere insieme i diversi assessorati intorno a un tavolo e cercare di trovare delle strategie, anche se la risposta dovesse essere la più brutta, no, guardate che questo spazio non riaprirà più, lo buttiamo giù, non lo so, adesso faccio delle ipotesi, però almeno uno lo sa. Ci facciamo la terza torre di tre torri, che sanno dove farla, la fanno lì, ecco. No, Walter... Insomma, è un po' disarmante questo, però sappiamo che insomma le periferie, lo dico adesso, Walter cerca di provocarti, lo dicono anche i giornali di questi giorni, le periferie finalmente stanno rinascendo però. Ma anche qui, cioè c'è un tema sulle periferie che... Allora io mi riferisco a un articolo, Walter, eccolo qua, che è di ieri, questo, dell'altro ieri. Del 4, l'altro ieri. Ok, dell'altro ieri. Sul Corriere della Sera, l'immobilismo delle periferie è arrivato Isabella spezzato da una nota musicale. Le periferie, anzi, che forse il periferio a cosa sta succedendo. Ma questo qui è un pochettino il tema su cui è nata Consulta Periferia Milano nel 2005 e si vede che non abbiamo lavorato bene fino adesso, cioè questa qui è l'evidenza dei fatti. Perché? Cosa dice in questa nota dove...
c'è l'intenzione di avere un'attenzione alle periferie. Il problema è che mancano un pochettino gli strumenti conoscitivi, esattamente quelli che abbiamo cercato di, utilizzando gli strumenti tecnici che ci sono e quindi internet, di mettere sul sito periferiemilano.com, in maniera tale che ciascuno possa avere una minima fonte di riferimento, che per carità non è esaustiva, ma sicuramente abbastanza indicativa e soprattutto attendibile. Quello che c'è generalmente c'è perché esiste. E quindi sul sito sono catalogate oltre 900 realtà associative e istituzionali, per cui ciascuno nel proprio quartiere può andare a vedere le cose che ci sono. Ma ritorniamo alla questo... faccia dell'immobilismo delle periferie. No, ma che è una piccolissima fetta che per esempio evidenzia i teatri, sì. Ma non è che evidenzia tutto quanto. Abbiamo parlato anche di cori, abbiamo parlato di... Sulla vicenda culturale diciamo che siamo sufficientemente attrezzati. Scuola, no? Anche delle... Sicuramente. No, sulla vicenda culturale comunque per storia delle associazioni che promuovono Consulta Periferie Milano siamo sufficientemente attrezzati. Allora... E poi ci colleghiamo anche al fatto del teatro Ringhiera e di una presenza che interviene su un territorio portando un'energia vitale che riesce a ridestare anche tutta una serie di situazioni assopite che c'erano, no? Ma che riescono a trovare un fulcro proprio dove c'è qualcuno che entra per esprimersi e per esprimersi anche insieme al luogo dov'è, nel quartiere dov'è. E quindi il tema è: qualche piccola cosa si muove nelle periferie, raccontava Isabella Bossi Fedrigotti, scriveva in questo articolo, citando una situazione, un'iniziativa nel Municipio 2 in particolare. Ma non è che nelle periferie adesso qualche piccola cosa si muove, perché se noi solo pensiamo dal punto di vista culturale, i 100 teatri di cui dicevo prima, ci sono 100 centri culturali che promuovono giorno dopo giorno iniziative sul territorio. Abbiamo 50 biblioteche, metà comunali e metà invece promosse da associazioni e parrocchie, e quindi solamente per focalizzare questi tre elementi, la periferia milanese è presidiata da 250 presenze. Non è che sia una piccola cosa, qualcosa si muove, e lo sono da anni. Adesso Anna Chiara diceva: avremmo festeggiato il decennale, ma qui scegliete che fa, il ventennale, ha fatto il trentennale. Allora, se la città non si accorge di questa non presenza trentennale relegata chissà dove, ma di questo sistema che esiste, vuol dire che è un pochettino strabica e quindi non sa nemmeno utilizzare le risorse che ci sono, le energie che ci sono, e questo è un di meno per la città. Dopodiché si interviene nel momento in cui scatta l'emergenza. E cito sempre il caso di Via Padova, sì. Ma perché è stato l'emblema. No, Via Padova, ah, okay, ci sono stati i morti e quant'altro, okay, e quindi sì, c'è stata un pochettino una chiamata, un pochettino a raccolta di tutte le, sì, realtà che c'erano. Ma quanti siamo, quanto facciamo, e nemmeno nel quartiere si conoscevano le realtà. Allora, questo è il tema. L'amministrazione dovrebbe avere il compito proprio di essere quell'elemento che guarda il territorio nella sua complessità e tira fuori. Bisogna invertire un pochettino quello che è il tema. Non è tanto io vado e mi rivolgo all'amministrazione comunale e allora se mi rivolgo si sa che esisto. Ma è esattamente l'amministrazione comunale che dovrebbe andare a scovare le energie che ci sono proprio per metterle a sistema e quindi anche utilizzando al meglio le risorse che ci sono, anche quelle monetarie, e restituire alla città un sistema utile per tutti. Questa è la questione, ma non esiste un dibattito da questo punto di vista. Adesso non voglio farla lunga, ma magari nel corso possiamo anche aprire una fessura, una finestrella sul convegno che ci sarà a Roma proprio dopodomani, Futuro Periferie, la cultura rigenera. In cui voi siete... Siamo stati invitati. Infatti, sì, questo mi fa anche un po' sorridere, nel senso che il teatro Ringhiera, sì, il teatro senza sede Ringhiera, anzi il teatro senza Ringhiera, se lo vuoi chiamare mai così, andrà a Roma, sì, a raccontare quanto si fa a Milano e come lo facciamo bene. Sì, esatto, siamo stati invitati a questo convegno ovviamente prima che succedesse tutto questo che abbiamo raccontato,
Ci hanno scovato e ci hanno invitato a partecipare a Roma insieme a altre due realtà milanesi, Siete voi, Mare Culturale Urbano e Cascinetto. Cascinetto, sì. Sì. Dalla Cascina Sant'Ambrogio. E sono venuti lì a teatro, hanno fatto un sacco di foto, insomma, di perlustrazioni e pare che siamo anche una delle realtà proprio anche esteticamente più emblematiche della periferia, di cosa vuol Ottimo, dire fare direi. cultura in periferia. Vediamo, speriamo che anche Immagino questa. dibattito grande dell'andare o non andare a un certo punto, anche forse, immagino No, tra alcuni di in voi realtà che. era una cosa fissata Ah, da tempo, ok. quindi andremo e È un speriamo. impegno Anzi, preso. forse, ma è anche giusto andare e raccontarla tutta fino in Esatto, fondo. speriamo che Nel senso così che siamo così anche. bravi, siamo così belli che infatti non abbiamo più casa. Cioè, Esatto, come speriamo mai? che anche a Roma si accenda magari un po' Sappiamo anche un'attenzione. di storie romane, di teatri, che Sì. anche a Roma hanno avuto vicissitudini, che però sono anzi salvate grazie all'impegno dei cittadini. Quindi, insomma, chissà che magari anche a Milano avremo il Sì, nostro. evidentemente il tema periferie comunque è nell'aria in Ma questo sì, è un periodo tema storico, sicuramente sì. interessante, come dico spesso l'altro, è un tema che qualsiasi candidato a qualsiasi cosa, non è necessariamente sindaco, anche veramente all'ultima poltrona dell'ultima associazione di periferia, Sì. porta come bandiera della propria cosa, però poi spesso e volentieri ci si ritrova qui a doversi Sì, esatto. contare e quando ci si conta però insomma si scoprono realtà davvero Esatto, però non interessanti. basta mettere bandierine, bisogna poi. Infatti, Walter, spesso, scusa se faccio tue, dici, bisogna unire tutti questi punti, bisogna unire tutte queste bandierine che ci sono perché proprio la comunicazione è fondamentale per mettere a sistema tutto quello che le periferie fanno, Direi di. Ho qui un breve testo, un Sì. saggio della Fondazione Dio Guardi, che con il professor Gianfranco Dio Guardi sicuramente è un luminare da questo punto di vista, è uno che ci ha investito molto sia dal punto di vista dell'imprenditorialità sia dal punto di vista della docenza universitaria. Il governo della città e delle sue periferie, che non è un tema nuovo, ma devono essere le periferie approcciate nella maniera adeguata. Allora, la prima modalità è quella di conoscere le periferie e quindi si devono innescare dei sistemi di partecipazione e anche di progettazione partecipata che siano costanti nel tempo, perché non possono essere legati a una particolare situazione. Dopodiché c'è un problema quando anche io faccio la progettazione e la costruzione di alcune cose, della gestione, che sono due cose che si danno per scontate, io costruisco e ho già raggiunto l'obiettivo. No, io costruisco, è come quella piazza che poi è stata rivitalizzata dal Teatro Ringhiera, che era un deserto. Allora, non basta costruire, ma bisogna capire anche a che cosa serve quella cosa lì per la città e avere anche un minimo di visione, come si suol dire, insomma, avere uno sguardo che va al di là del proprio naso. Quindi ci sono tantissime realtà, tantissimi docenti, eccetera, che studiano questi fenomeni e possono arricchire quello che è il tema del, tra virgolette, governo complessivo della città, che non è un tema solamente istituzionale o della burocrazia, ma è esattamente di tutti i soggetti che partecipano alla vita della città e tra i quali l'informazione, come vedevamo prima, ha un ruolo che veramente è molto importante, non dico fondamentale, anche se vorrei dirlo, perché come vengono comunicate le informazioni, poi esattamente chi le riceve pensa che sia così in una maniera o nell'altra, perché altrimenti bisogna mettere in dubbio tutto quanto quello che esiste, no? Però dare delle informazioni che non sono adeguate alla realtà fregano le periferie, questo è il tema. La seconda, per cui diciamo anche chi ha promosso questo convegno a Roma, che nell'ambito del Ministero dei Beni Culturali, Architettonici e Periferie Urbane c'è una direzione generale che è capeggiata da Federica Galloni, che sicuramente sta cercando di dare un impulso a questa attenzione, quindi il convegno anche. Di giovedì, Futuro Periferie, la cultura rigenera, va in questo senso anche con un'attenzione alla dinamica che certi soggettività sul territorio poi possono innescare, perché il problema non è quello di fare impresa culturale, punto. Altrimenti facciamo gli impresari teatrali. Se uno invece ha a cuore la dinamica della Anzi, lo città e sentiamo delle proprio periferie. dal racconto del Teatro di Ghia, che anzi, quella parte lì funziona e va da sé. Sì. Gli spettacoli ci sono, li abbiamo spostati. È proprio la Esattamente parte sociale invece che manca. questo. Allora, è importante raffigurare queste presenze che ci Sì. sono, tenerle conto e aiutarle a crescere,
nella consapevolezza che noi diciamo sempre bisogna conoscere il territorio, abbiamo una situazione di condizione minorile piuttosto problematica. A Milano del sono seguiti del servizio alla famiglia oltre 16.000 minori, circa 2.000 per ciascuna zona del territorio periferico, che è un problema enorme. Ma il problema enorme va visto anche alla luce, è venuto qui Romano Ranaldi di un doposcuola, alla luce dei 200 doposcuola che invece operano nella città, nelle periferie, anche se nessuno lo sa. Si sa che ci sono i doposcuola, ma non si sa a quanto ammontano queste energie. Sono come i teatri, no? Ci sono i teatri, però in periferia quanti sono nessuno lo sa, no? E che invece rispondono a 10.000 bambini, no? Ecco, se noi non mettiamo in connessione, non mettiamo a sistema queste ricchezze, quindi il problema della rete è una cosa, il problema del sistema è un'altra, no? E non riflettiamo anche sul tema della burocrazia, perché la burocrazia dovrebbe facilitare tutta questa crescita e questo sviluppo. Non può essere qualcosa che è una barriera, entri non entri, a seconda di regole che sono state costruite 20 anni fa magari, o anche 40 anni fa, abbiamo avuto una risposta recente che si riferiva al 1975, insomma dal 1975 al 2017 la realtà è un pelino cambiata, ma lo sanno tutti che è cambiata, si tratta solamente di fare la fatica, no? Di mettersi intorno a un tavolo e dire questa regola probabilmente bisogna aggiornarla, non bisogna togliere le regole, aggiornare. Perché altrimenti è un disastro. Aggiornare mi sembra la parola giusta, non cambiare, aggiornarla, sì. Perché altrimenti non ne usciamo. Il cambiamento spaventa, no? Però l'aggiornamento invece tutti ed è chiaro che allora il tema dell'organizzazione, che porto questo strumento, però è importante, il tema dell'organizzazione diventa uno dei fattori centrali. Altrimenti io ho un'auto, peccato che è bella l'auto, ma il motore non funziona e rimane una cosa alla fine inutile, no? E rende e vanifica tanti sforzi che vengono fatti. Quindi uno più che a ciò che deve realizzare è impegnato a ciò che deve sistemare burocraticamente. È un sistema così non aiuta le periferie in particolare, ma questo è un dato per scontato, però deve essere anche agito, altrimenti rimaniamo sempre lì. E questa è proprio la situazione in cui si trova in questo momento il teatro di Ghia, dover lottare contro la burocrazia, contro delle regole che non si capisce bene, appunto, quantomeno l'incertezza, o comunque verso l'incognito. Esatto. Infatti siamo in chiusura, la domanda che io faccio è: quali sono i prossimi progetti, quali sono Anachea, dimmi tu cosa posso chiederti. Beh, intanto per non... fino al 3 ottobre, che è la data fatidica della chiusura, celebreremo insomma nella migliore maniera possibile il Teatro Ringhiera finché c'è. Sicuramente organizzeremo tutta una serie di iniziative a settembre per chiudere un po' adesso grande. Durante il periodo estivo non fate... Adesso abbiamo ancora qualcosa a giugno fino a prima metà di luglio, sì. E sul nostro sito poi si trovano tutte le informazioni. E settembre, appunto, che non era previsto, ma faremo una programmazione e sicuramente un evento di chiusura per salutare questo spazio, ma ripeto, in questo momento augurandoci che ci sia una prospettiva di ritorno lì, perché sentiamo che proprio oltre a noi dietro abbiamo il che riempie anche molto il cuore, abbiamo proprio la gente del quartiere, una città che chiede, sì, sì. Va bene. Noi rimaniamo in contatto, fateci sapere tutto quello che succede, largo spazio davvero a tutte le vostre segnalazioni, quello che possiamo fare nel Milano News, ci mettiamo il cuore per aiutarvi davvero. Grazie, grazie mille per stare con noi. Grazie. Malti, io ti ringrazio e in chiusura ricordiamo che a proposito di note che tolgono l'immobilismo, qualche piccola cosa si muove, consulta siamo l'edizione numero... Siamo alla nona edizione, un'iniziativa avviata nel 2009 con l'allora assessore alla cultura che mano a mano si è sedimentata. Vogliamo dire, qualcosa si muove della musica? Sì, anche quest'anno ci sono 100 concerti sul sito sempre periferiemilano.com che fanno parte delle rassegne Concerti in Periferia, da una parte che è giunta alla nona edizione con oltre 50... La locandina di Concerti in Periferia che è famosissima oramai. Con oltre 50 appuntamenti a calendario. La trovate in tantissimi negozi, ovunque la trovate ormai. C'è una certa distribuzione. Anche se non comunque, trovare, la trovate. Il programma su periferiemilano.com. Si è unita poi dal 2015 o anche gemmata per certi aspetti nel 2015, quindi giunge la terza edizione, per nutrire l'anima,
un'iniziativa di carattere musicale e artistico anche lungo le chiese dei Navigli. Sono 22 concerti da maggio a ottobre e unito a questo c'è diciamo così il progetto Cori Milano che quest'anno vede la disponibilità di 40 cori amatoriali milanesi con anche qualcuno che comincia a venire e a rendersi disponibile della città, che si sono resi disponibili per cantare nell'ambito di una decina di rassegne coristiche che dal 2011 abbiamo consolidato. Quindi questa qui è una piccola fetta detta di ciò che è nell'ambito musicale, per cui non c'è qualcosa che inizia a muoversi, no. Per quanto ci riguarda più direttamente, almeno dal 2009, no? Sono quasi 10 anni. L'anno scorso 100 concerti, quest'anno altrettanti e probabilmente a fine anno ci sarà qualcosina di più. Ecco, questa realtà deve essere conosciuta e promossa e qui chiediamo al Comune che faccia uno sforzo non di fantasia, ma nel rendere disponibili una serie di strutture che sono già a sua disposizione per l'affissione gratuita ma regolamentata, perché tutte queste iniziative di volontariato, se spendono per l'affissione quanto spende la Scala, capite che non funziona questo meccanismo. E quindi ci sono bacheche comunali, ci sono un muro nei 20 mercati comunali che comunque presidiano il territorio e quindi le persone passano e potrebbero vedere che cosa succede sotto casa loro e poterne anche fruire. E poi anche diciamo i mezzanini delle metropolitane hanno tantissimi muri, no? Un piccolo muro dove le persone quando tornano a casa possono dire posso andare a vedere quella cosa. Ecco, questo aiuterebbe chi promuove iniziative sul territorio a farle conoscere in maniera più semplice, perché è vero che c'è internet, ma internet è una cosa enorme. Una cosa non esclude l'altra. Poi. Il comune deve decidere che cosa vuole fare per favorire la comunicazione, altrimenti è una chiamata alle armi un pochettino scontata, diciamo. Dateci una mano, tutti facciano qualcosa, ma il problema è che io faccio qualcosa. Se poi però non riesco a comunicarlo e le persone non riescono a sapere che c'è, capite che è un meccanismo che non funziona, che invece può funzionare con dei piccoli accorgimenti. Certo, bisogna un attimino modificare il nostro approccio burocratico. Lo snodo sta lì, burocrazia e comunicazione, ma l'abbiamo visto in tutti i settori, sì. Dal settore sportivo a quant'altro, ma avremo modo di approfondire. Sicuramente. Guarda, siamo in chiusura, grazie mille anche oggi per averci fatto questo interessantissimo ospite e questi interessantissimi temi di cui poi tratteremo sicuramente anche nelle prossime puntate. Grazie mille, buona giornata a entrambi, grazie tante. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito tutta la mattina dalle 7:30 in diretta con la Sede dei Giornali, in quest'ultima mezz'ora parlando di cultura, periferie, parlando del teatro Ringhiera. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio ore 18 con l'edizione della sera di Milano All News. Largo spazio come sempre alle segnalazioni dei gruppi di cittadini milanesi presenti su Facebook. Grazie mille, arrivederci, a presto.